Alexis dovrebbe vincere questo ballottaggio. Claudio, il primo instant pool che dice? Ma che in vantaggio dei Magistris, noi questo lo percepivamo già in tutti questi giorni, ma insomma aspettiamo però i primi dati, le proiezioni su dati veri. Adesso sono intenzioni di voto e c'è da essere fiducioso. Insomma. Ha visto dei Magistris? No, non ancora, no. Lui è a casa, quindi verrà più tardi. Adesso aspettiamo con ansia i primi dati, le prime schede che vengono scrutinate. Questo primo instant pool però è già confortante? Molto, molto, ma conferma un lavoro fatto in questa settimana. Noi l'avevamo percepito, la città ha voglia di un riscatto, speriamo che sia confermata dal voto, ci vediamo più tardi. Zipponi, possiamo già dare una prima battuta dopo questo prima instant poll? La prima battuta è che attendiamo i voti veri, quelli delle urne. Manca poco, ovviamente siamo fiduciosi, Luigi De Magistris ha conquistato il cuore e la mente di Napoli, Pisapia di Milano, il centro-sinistra si prepara a governare il paese, a tirarlo fuori dalle macerie. Non vi fidate ancora di questo prima instant poll che è uscito adesso da Sky e vede De Magistris appunto vincere il ballottaggio? Noi ci fidiamo dei voti che sono nelle urne, quando vengono tolti, contati, resi ufficiali, allora lì siamo tranquilli. Per adesso siamo un po' in ansia proprio perché attendiamo quei risultati veri. Detto questo, Napoli ha già eletto il suo sindaco che è De Magistris, bisogna vedere se adesso le urne lo confermano.